anche di Carlo in avanti a cercare di colpire. Siamo al 48esimo, finale al Cardio Palma qui al Nino Vaccara. E un'incornata. Da parte del numero 16, il Toro Loco, un pugno e adesso in faccia, qualcosa del genere, insomma. E adesso una rissa si scatena all'interno del rosso. Vediamo. Rigore per il Mazzara. Rigore per il Mazzara. L'arbitro Matina, Davide Matina, concede proprio allo scadere un rigore per il Mazzara. Siamo quasi al 49esimo. Diciamo che stiamo finendo davvero con i botti qui. Ecco i giocatori del Riviera Marmi minacciosi contro l'arbitro Davide Matina. È davvero una cosa che non... Prima di tutto dobbiamo recitare il mea culpa, perché abbiamo fatto anche un bel tratto di partita in 11 contro 9, non solo 10 contro 9, poi quindi è indubbio che ci sono le nostre colpe, venivamo da una settimana di infortuni eccetera. Quello che poi fa male al di là di tutto, e ti torno a dire, questo non deve assolutamente giustificare quella che è stata la prestazione in campo, dove sì, abbiamo mantenuto palla per quasi tutta la partita, però non siamo riusciti a concretizzare. Quello che è successo alla fine è scandaloso, ma scandaloso vedere vanificati i risultati e i sacrifici di una società che sta dimostrando di non guardare a niente pur di andare avanti, da un signore del genere che inizia a chiedere aiuto al nostro portiere, al fotografo, aiutatemi perché il rigore, di fronte all'assalto dei giocatori del Riviera Marmi, per poi rimangiarsi tutto, per poi non concedere neanche il recupero, perché l'episodio è stato appena un minuto dopo che lui aveva concesso 5 minuti di recupero. E non ha né fatto giocare il recupero, né concesso il rigore, scusando il termine, prendendoci in giro, perché addirittura poi a fine partita a me a Palazzo schiacciava l'occhio per dire, come se avesse continuato pro forma, tant'è che io stesso gli ho detto, veda che se mi prende in giro sta scherzando con una città intera. E ritorno a dire, Mazzara sicuramente doveva vincerla sul campo e non doveva aspettare l'ultimo episodio, però queste sono situazioni che fanno riflettere, situazioni che rischiano di vanificare i sacrifici. C'è il presupposto che la partita potrebbe anche non essere omologata, a suo parere. Ma vedi, purtroppo siamo nelle mani degli arbitri. E le lamentele in questo scorcio di campionato sono state molteplici da tutte le società. In Lega devono capire che non possono mandare dei ragazzini che hanno paura o che poi ti prendono in giro per cercare di salvarsi. Siccome a monte ci sono società che fanno sacrifici enormi come il Mazzara quest'anno, è inaudito ed è inspiegabile. Non è assolutamente concesso che un signore venga a prendere in giro una città. E ritorno a dire, fatti salvi quelli che sono i nostri errori, perché il Mazzara la partita la deve chiudere prima. Però quello che è successo nell'ultimo episodio, una caccia all'uomo, dove se il nostro portiere Di Carlo si fa gli affari suoi, praticamente l'arbitro e i guardalini escono dal campo pieni di botte da parte dei giocatori del Riviera Marmi, per poi di fronte a queste minacce rimangiarsi tutto, ritengo che si falsa la regolarità del campionato, si falsa tutto. È un campionato dal quale io veramente, di fronte a queste situazioni, vista situazione Marsala, situazione Mussomeli, tutto quello che si sta vedendo, cioè, sarebbe anche il caso di riflettere e di lasciare mettere, perché non sono situazioni che amareggiano oltremodo e che non sono assolutamente consentite, che poi di là ne va la responsabilità del tifoso che picchia l'arbitro, delle situazioni che poi si vengono a creare,
ma se le persone sono portate all'esasperazione da signori di questo genere, io non so più che pesci prendere, ripeto, forse è meglio, e col Presidente discutevamo anche di sicuramente di fare delle rimostranze in Lega molto forti, ma anche di valutare l'ipotesi di lasciar perdere, perché è vergognoso. Una cosa davvero indicibile, dovrebbero entrare le forze dell'ordine in campo. Non riusciamo a capire dove siano le forze dell'ordine. Vi è un chiaro tentativo di aggressione dell'arbitro da parte del giocatore del Riviera Marmi. Vi è pure qualche dirigente del Riviera Marmi. State davvero guardando quanto sta succedendo. Addirittura è la panchina gialloblu che sta andando a soccorrere l'arbitro, sta andando a calmare, a sedare. Ecco, a questo punto dovrebbero entrare le forze dell'ordine in campo e insomma riportare la sicurezza, perché ovviamente si rischia insomma un epilogo davvero assurdo. Ecco, adesso qualcuno delle forze dell'ordine sta facendo delle riprese, guardate, proprio vicino alla porta difesa da Di Carlo, stanno riprendendo quanto avviene. C'è stato anche un'altra espulsione, davvero qui insomma si rischia che il Riviera Marmi potrebbe anche non finire la partita con gli uomini effettivi e la partita potrebbe andare vinta al Mazzara. Ci sono queste condizioni, bisogna capire quante espulsioni ci sono state, perché già il Riviera Marmi era in 9. Un finale davvero difficile da narrare per quante cose stanno succedendo. Ovviamente sono fatti extra calcistici nel senso stretto, cioè nel senso che non riguardano proprio il calcio giocato, cioè riguardano appunto delle reazioni. Da qui, qui si dice che appunto, da quello che si è capito almeno, che un altro giocatore del Riviera Marmi è stato espulso, si tratterebbe di Lombardo. Il Riviera Marmi sarebbe a questo punto in 8. L'arbitro, ricordiamo, aveva decretato il calcio di rigore. Per il Mazzara. E invece no, non c'è il rigore. Non c'è il rigore per il Mazzara. Ma c'era sembrato appunto. Beh, non si riesce davvero a capire più niente. L'arbitro
aveva prima fischiato il rigore, almeno così sembrava, e poi adesso dopo quello che è avvenuto e adesso fischia la fine. È davvero un finale. Adesso il giocatore del Mazara che vanno incontro all'arbitro, vogliono spiegazioni perché l'arbitro a quanto pare è tornato indietro sui propri passi dopo aver fischiato in un rigore a seguito. Crediamo che questa partita possa avere anche degli altri strascichi, perché insomma è successo davvero di tutto, ma vista anche la reazione dei giocatori del Riviera Marmi nei confronti dell'arbitro, davvero non ci si aspettava questo finale così. Clamoroso, ci si aspettava appunto che alla ripresa vi fosse l'esecuzione di un calcio di rigore per il Mazara, così a quanto pare aveva decretato l'arbitro prima della. Del tentativo di aggressione da parte dei giocatori del Riviera Marmi. D'altronde soltanto così si può interpretare il loro tentativo di aggressione, col fatto che l'arbitro aveva decretato un calcio di rigore che a loro modo di dire non vi era, e invece l'arbitro dopo la situazione è tornata diciamo nella normalità è tornato indietro sui propri passi. Ha ridato il pallone a Grimaudo, portiere del Riviera Marmi, che poi ha calciato ed è lì è arrivato il fischio, tipico fischio finale. Quindi registriamo almeno da quello che è avvenuto in campo: Mazara 0, Riviera Marmi 1, gol di Giardina nel secondo tempo. E quindi questo è il risultato almeno che il campo ha decretato qui allo stadio Nino Vaccara. Quello che ho visto io è stata una partita bella fin dall'inizio, dove mi hanno annullato un gol che secondo me ci può stare, il mio gol non era fuori gioco, ma voglio vedere bene le immagini e capire meglio se il mio gol c'era o non c'era, perché se il mio gol non c'era sono pronto subito a chiedere scusa se necessario, ma ho i miei dubbi perché io partivo dietro la palla e dietro Angelo. Poi la partita è fatta di episodi, un episodio loro, una punizione, palla lì, gol e niente. La cosa strana è che l'arbitro ci assegna un calcio di rigore alla fine. Rigore dove lui diceva che c'era stata una testata nei confronti di Criscito, la testata c'è stata, il rigore l'aveva dato e insomma dopo batti e ribatti il casino che penso avete visto tutti, le immagini ci sono e parlano chiaro, ha cambiato idea. Un tentativo di aggressione del giocatore dopo, ma non solo un giocatore del Riviera Marmi, tanti giocatori, però lasciandoci può stare magari il nervosismo, anche la squadra avversaria aveva fischiato il rigore, ci può anche stare. Però secondo il mio punto di vista l'arbitro doveva avere un po' più di personalità e dire sì, punto, basta il rigore, e non cambiare nel giro di un secondo decisione solo perché viene attaccato e magari si spaventa un po' di quella che è stata la situazione.